strage, una Gioia Tauro, non ci crederete, ma non sembra quasi Gioia Tauro, un angolo praticamente di paradiso della città. Siamo in compagnia del sindaco Giuseppe Pedà in occasione dei Pony Games. Sindaco, è la prima volta che si effettua una finale regionale di Pony Games a Gioia Tauro ed è una bella manifestazione. Ma noi abbiamo assecondato volentieri la richiesta del centro equitazione Starace, di Teresa Starace, per fare a Gioia Tauro questa manifestazione, perché crediamo in tutto lo sport, che non deve essere solo lo sport tradizionale, il calcio, il basket, quelli che si diciamo le discipline che si frequentano di solito, ma anche tutte le altre discipline come l'equitazione. Ci crediamo tanto che serva ai bambini anche per educarsi. Ecco, oggi lei diceva che non sembra Gioia Tauro, no, Gioia Tauro sarà tutto così a breve, spero, nel breve periodo, però un momento felice in un'isola felice dove tanti ragazzi possono iniziare a praticare questa disciplina con i cavallini piccoli, i pony, e quindi poi magari proiettarsi verso l'equitazione più importante. E ci tenevamo tanto a essere presenti perché è l'immagine positiva di Gioia Tauro che deve andare all'esterno, perché Gioia Tauro è fatto di tutte queste cose. Il centro equitazione Starace ha una tradizione oltre trentennale, ma ci sono anche tante associazioni sportive. Abbiamo fatto la corsa campestre ultimamente con un'altra scuola blasonata, che è quella appunto del professor Ferro, come tantissime altre che abbiamo fatto durante l'estate. Abbiamo ripreso il ciclismo, l'atletica, importantissimo. Sindaco, quindi è una struttura privata che però rende un servizio pubblico, questa è una cosa importante. Ma questo era uno dei punti fondamentali del mio programma elettorale, equiparare il privato al pubblico, nel senso che anche chi non ha la possibilità di frequentare lo sport, l'arte, la cultura e la musica, l'amministrazione comunale la deve mettere in condizione a quelli meritevoli, i bambini meritevoli e quelli più adulti, di poter imparare tutte le discipline che sono nell'arte dello sport. Quindi ci stiamo attrezzando anche per dare dei veri e propri contributi alle scuole private di arte, di cultura, di musica e di sport, perché possano far così partecipare alle attività anche i ragazzi di famiglie che economicamente non li possono sostenere. A tal proposito ho detto una cosa, che mi è stato raccontato che c'era un bambino al di là della rete al campo sportivo al Cesare Giordano, che tra l'altro ne parleremo dopo, sono ripresi i lavori e pensiamo di consegnarlo in breve periodo. C'era un bambino al di fuori della rete che vedeva gli altri bambini che facevano lo sport, il calcio, e io ho detto che non voglio più che i bambini a Gioia guardino lo sport dall'altra parte della rete, ma io metterò in campo tutte le condizioni perché tutti possono essere, diciamo così, praticare le discipline. È chiaro che poi lì devono essere meritevoli, perché l'amministrazione e la città, perché poi sono contributi e fondi dei cittadini, li devono mettere a disposizione chi ha veramente voglia, e lì dobbiamo premiare. Ecco che la squadra 2 sta recuperando. Sindaco, quindi è quello di valorizzare al massimo le strutture sportive della città per far diventare Gioia Tauro anche una sorta di città dello sport. Sì. A tal proposito vi dico che in settimana approverò il piano pluriennale delle opere pubbliche in giunta, che prevede la cittadella dello sport, che era uno dei punti fondamentali del New Deal. Quindi completeremo per Sicari non solo il campo di basket, ma sono previste altre infrastrutture, e prevederemo accanto al polivalente la piscina semi-olimpionica, che era un altro dei punti fondamentali del mio programma elettorale. Vale intorno a 6 milioni di euro, una grande opera che servirà non solo Gioia Tauro per fare sport, per fare riabilitazione, ma servirà anche a tutto il comprensorio della Piana, ma io credo che possano venire addirittura a Gioia Tauro per frequentare la piscina semiolimpionica da tutta la regione, così come oggi so che ci sono tanti gioiesi che si spostano a Cosenza per poter praticare questo sport che è molto.